Una famiglia allegra, la vacanza spensierata in una città unica al mondo e quel giro in gondola che doveva essere il culmine dei giorni di felicità passati insieme a Venezia. Pochi istanti e il vaporetto li avrebbe schiacciati. Ecco l'ultimo video diffuso durante il processo dalla difesa del gondoliere Daniele Forcellini, unico ad aver scelto il dibattimento per la morte del turista tedesco Joachim Vögel. Era il 17 agosto del 2013, un traffico impressionante in Canal Grande, ma questa è ordinaria amministrazione. In questi fotogrammi si vede molto chiaramente in alto a destra la gondola procedere verso la riva del magistrato alle acque, dove poi si verificherà l'incidente che è costato la vita al professore tedesco. Schiacciato dalla pesante imbarcazione nel tentativo disperato di salvare la vita alla figlia, si vede la serie di manovre dei mezzi coinvolti per evitare il contatto. Per la sua morte sono stati condannati il comandante del vaporetto che zigzagava nel tentativo di recuperare un ritardo, il pilota della linea 1 che travolse la gondola e il tassista, mossosi lentamente costringendo gli altri a contromanovre che hanno portato allo schianto. Il GUP ha anche stabilito il risarcimento di 300.000 euro alla moglie e ai tre figli di Vögel.